Primo giorno a Mae e trascorriamo il pomeriggio in spiaggia, primi bagni della vacanza Seychelles Discovery. Ma loro mordono? Eh sì, Olga, però dopo se ti mordono non gli piaci, perché loro sono vegetariane. La stazione dei bus di Victoria, che è la capitale delle Seychelles, una città molto piccola. La stazione delle corriere molto ben attrezzata, molto pulita, ordinata, autobus lineari. Il mercato di Victoria, pesce, frutta, verdura. Questo è il fornaio. Questa è la Clock Tower, una delle pochissime attrazioni di Victoria, la capitale di Mae. Siamo sulla collina di Mae. Questo è il campo di coltivazione del tè numero 23. E adesso andiamo a visitare la fabbrica dove le foglie del tè vengono lavorate. Siamo all'interno della fabbrica del tè, dove lo producono, lo lavorano, fanno dei blended, diverse lavorazioni, tutto molto interessante. Questo è un bellissimo panorama dalle colline di Mae. Facciamo una passeggiata, andiamo in spiaggia a piedi. Sport e natura, insomma. Lunedì mattina e partiamo da Mae alla volta di Pralen, dove poi cambieremo e andremo alla dig. E questo è un classico taxi di la dig. Lento, ma molto ecologico. Ciao amico! Okay, ciao! Va bene? Sì, te ok? Sì. Ciao! Buon ciao bello! Alla grande! Ah. Ciao! Good and you! Good fish? Yeah, very good fish. Yes! Yeah. Hey! Hi Nevis! Hi Nicola! 17 giugno, siamo alla dig e finalmente abbiamo visto dove è stato girato il mitico film di Emmanuel. Siamo nei pressi della casa dove è stato girato il famoso film Emmanuel e possiamo vedere molte tartarughe giganti che vivono, si sollazzano, si passano il tempo, ovviamente molto lentamente. C'è questa vecchia nave in disuso dei pirati, autentica, era una vera nave di pirati
adesso è abbandonata sotto questo capannone dove c'è una segheria. Giovedì mattina, 18 giugno, e con le nostre bike andiamo ad Anscocò, una spiaggia che è situata ad est dell'isola di Ladigo, ovviamente. She's my girl, my black black girl. She's my precious, my diamond and pearl. She's the queen. Sous en main pour qu'on son valet, mais les Tahiti dans mon possession, this monde qui te lie en plaie. Malais pas petit, mon pousserie comme un gars l'effeuillé. Mon ton nom boule tout y fait mal, mais là m'a fait comme son douleur. Pas chanci, guérir la gale, panadol pour la tête fait mal. Mais ça malade qui m'ont gagné, pas traité dans l'hôpital. Mais c'est ça qui a le kick. Et là, c'est fichu. Niente, mettiamo in ammollo il pesce che ci dobbiamo mangiare. Ci stiamo preparando per il barbecue. Funny, this is furnace. This is oven. Ah, e il forno. Sì, facciamo una buca dove noi creeremo una specie di braciere, insomma. Mentre in spiaggia il falò si rinvigorisce, qua si pulisce il pesce. Abbiamo messo i pesci sul barbecue. Adesso fra un'oretta circa dovrebbero essere pronti per essere mangiati. Siamo arrivati a Gran Sor dopo circa mezz'oretta di barca. E adesso questa navetta motoscafo a 6 alla volta accompagna i turisti in spiaggia. Gran Sor è un'isola piccolissima, verde, molto verde, ed è di proprietà di privati francesi. L'isola di Gran Sor è un enorme giardino. In 5 minuti si attraversa l'isola da una spiaggia all'altra. Questo è Nevis che ci prepara il barbecue, ci ha accompagnato qua sull'isola, diciamo che è l'organizzatore di questo tour. L'isola che vediamo è Petite Sœur. In lontananza possiamo vedere la costa di Praleine. E di fronte a Praleine c'è la Digue. Il pranzo è finito e si lavano i piatti. Giustamente, per non inquinare, non si usano i detersivi, ma bensì i prodotti locali. Nella fattispecie laviamo i piatti con la sabbia. Sabato mattina, 20 giugno. Stiamo raggiungendo una spiaggia attraverso il mare. Solo la mattina presto possiamo raggiungere questa spiaggia, perché altrimenti poi il mare si alza e non riusciremo più a raggiungerla. Alcuni pescatori. Finito il tratto di mare, siamo addentrati nella foresta, nella giungla. Questo è Marcus, colui che oggi ci ha accompagnato nella giungla e che ci ha permesso di raggiungere
questa piscina naturale. Oggi il mare è un po' mosso. Questi sassi sono pieni di granchi, almeno credo siano granchi. Ormai ci siamo, anche se lo strappo finale si fa molto intenso. Infatti stavamo pensando di rinunciare, ma il cartello del Bellevue Snack Bar, che indica solo 2 minuti by walk, ha fatto sì che non desistessimo. Puzza di pesce. È importante dirlo. Buongiorno a tutti, Negri da Discovery Channel, siamo alle Seychelles. Vi presento l'animale domestico tipico delle Seychelles. È un animale tranquillo, non vi scappa mai, di poca spesa, quasi quasi mi sta scappando, ma possiamo dire è il miglior amico dei seychellesi. Dalle Seychelles, Nicola per Discovery Channel, fine del servizio. Siamo arrivati sulla cima, sulla vetta di La Digue. Siamo al Bellevue Snack Bar, la musica è accesa ma il cancello è chiuso. Già pregustavamo un juice fruit, ma pazienza, torneremo in spiaggia assetati. Questa è Grand Anse, una delle spiagge più belle di La Digue. Siamo nel sud dell'isola. Effettivamente, come riporta le guide turistiche, è una gran bella spiaggia, ne vale la pena. Lunedì mattina, 22 giugno, siamo al porto di La Digue. Alle 10:30 abbiamo la barca che ci accompagnerà a Pralen. Questo è il porto di La Digue, molto modesto ovviamente. Eccoci a Pralen, siamo sulla spiaggia Ans Lazio, è giudicata una delle più belle di Pralen, se non di tutte le Seychelles. Ci siamo sistemati in villa da Kevin e non abbiamo perso tempo, subito a goderci il mare. Mattina del 23 giugno siamo a Dance Possession e stiamo partendo per un'escursione all'isola di St.Pierre e Curieuse. A St.Pierre faremo esclusivamente snorkeling, mentre a Curieuse scenderemo per visitare l'isola e goderci una giornata di spiaggia. Quella che vediamo è Dance Possession. Queste sono le barche che utilizzeremo per la nostra escursione. Siamo sullo scoglio di St.Pierre, che fa parte del Parco Nazionale di Curieuse, un piccolo arcipelago di isolotti che ha 10 minuti di barca da Pralen. Siamo sul lato opposto dal quale siamo arrivati, sempre sullo scoglio di St.Pierre. È uno scoglio piccolissimo, però è bello da vedere, ovviamente disabitato. Yeah.
anche un paio di canoisti. Oggi il mare è piatto, è fantastico, è l'ideale per queste escursioni. Siamo sull'isola di Curieuse e questo è il centro di riproduzione delle tartarughe. Una rotta. Ti dico io che è rotta. Io vedo il suo sguardo, sta aperto. Stiamo attraversando l'isola di Curieuse, siamo arrivati al centro tartarughe, attraversiamo l'isola, andiamo nella Hans José, dove stasera verrà a prenderci con la barca il pirata dei Caraibi. Siamo a St.Pierre, sul lato opposto dell'isola rispetto alla spiaggia dove c'è il centro di riproduzione delle tartarughe. Quelle che vediamo sono le vecchie prigioni. E questa è St.Pierre. Abbiamo percorso tutta la Côte d'Or, bellissima, è lunghissima, siamo qua in una zona d'ombra, la spiaggia è fantastica, il mare è calmo, la giornata ideale per rilassarsi in riva al mare. Questo scoglio è raggiungibile dalla spiaggia. C'è un piccolo lembo sabbioso per cui è possibile raggiungerlo, ovviamente finché perdura la bassa marea. Stiamo entrando nella Val di Mai, è una foresta dove possiamo trovare il coco de mer, una pianta rarissima. Questa foresta è un patrimonio protetto dall'UNESCO. Quello che vediamo adesso è il frutto del coco de mer. La pianta femmina può arrivare fino a 24 metri di altezza, mentre la pianta maschio può arrivare anche a 30 metri di altezza. Dal momento della germinazione impiega 6-7 anni il cocco per essere maturo e prima di fare una germinazione la pianta impiega circa 25 anni. Quello che vediamo adesso è un frutto commestibile ed è il frutto dell'albero del pane. E questo è il famosissimo coco de mer, che è anche il simbolo delle Seychelles. Questo frutto possiamo trovarlo all'interno del suo involucro, che è questo verde che possiamo vedere qui, ancora appeso alla pianta. Siamo alla Blague, siamo nel punto più a nord-est dell'isola di Praline. Questa bellissima spiaggia, desolata, siamo soli.
tranquillità assoluta. Sabato mattina 27 giugno è il nostro ultimo giorno alle Seychelles. Questa che vediamo è la Bouvalon Beach, una delle spiagge più rinomate di Mahé, è situata nel nord dell'isola.